Nello scorso video, che cosa abbiamo fatto? Facciamo un ricapitolo veloce perché forse verso la fine sono andato un po' veloce. Abbiamo visto la seconda legge di Laplace. Ve la ricordo? La seconda legge di Laplace ci permette di calcolare la forza magnetica a cui è soggetta una corrente che è immersa in un campo magnetico. Questo era uguale ad I integrale fatto sul filo. Percorso della corrente di DL prodotto vettoriale con B. Quindi questa era la seconda legge di Laplace. E cosa avevamo detto verso la fine? Che se B è costante, questa come si trasforma? La forza magnetica è uguale a I integrale sul filo di DL parentesi prodotto vettoriale con B. Ma questo qui cos'è? Beh, questo qui è tutto il filo. Quindi, questo come l'abbiamo scritto? I, questo di tutto il filo l'abbiamo chiamato delta R, prodotto vettoriale con B. L'ho chiamato delta R perché in realtà, delta R sarebbe il vettore che va da un estremo all'altro. Quindi diciamo che delta R, quindi, per esempio, se il filo è fatto così, questi sono i due punti estremi A, C, il delta R sarebbe il vettore che va da A a C, praticamente. E la lunghezza è questa qui, il suo modulo. Ora, attenzione, quindi questa è la formula generale. Cosa succede se il filo è rettilineo? Cioè se il filo è così? È chiaro che il delta R è proprio tutto il filo. Delta R è così. Quindi sarebbe tutta la lunghezza del filo. In particolare delta R, che va da A a C, lo possiamo scrivere come L, che è il modulo, cioè tutto il filo, tutta la lunghezza del filo, per E di I. Dove E di I è il versore della corrente, che ci dà, diciamo, il verso di percorrenza della corrente stessa. Quindi, se abbiamo un filo rettilineo attraversato da una corrente, allora la forza magnetica a cui è soggetta qual è? Ah, è uguale a I L, e poi dobbiamo fare, al posto di delta R dobbiamo mettere questo. Dobbiamo fare il prodotto vettoriale, si fa tra i versori, i vettori. Quindi dobbiamo fare il prodotto vettoriale tra E di I e il campo magnetico. Quindi questo poi ci darà la direzione e il verso della forza magnetica. Poi cosa avevamo detto? Avevamo detto che se consideriamo un percorso chiuso, cioè una spira, quello che si chiama spira, percorso chiuso significa che l'estremo A coincide con l'estremo C. Questo vuol dire. Se il percorso è chiuso, che cosa succede? Che delta AC è un vettore che parte da un certo punto e ritorna allo stesso punto. Quindi diciamo che il delta RAC è 0. Quindi, essendo 0 il delta RAC, la forza magnetica è 0. Quindi avevamo concluso che la spira immersa in un campo magnetico non trasla, ma ruota. Non trasla perché la forza magnetica è 0. Però questa forza, anche se è 0, crea diciamo una sorta di momento, quindi andrà a ruotare. Ok. Questo è il ricapitolo. Ora cosa andiamo a fare? Facciamo il seguente ragionamento. Fino ad adesso, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che all'inizio abbiamo visto che il campo magnetico influenza una carica elettrica. Poi abbiamo esteso il discorso e abbiamo visto che in realtà il campo magnetico influenza le correnti. Ora è chiaro che, non ve l'ho detto, ma è chiaro che storicamente in realtà il procedimento, il filo logico che ho seguito io è all'inverso, nel senso che storicamente quello che si è ricavata non è prima la forza magnetica e poi quella di una carica puntiforme e poi quella di una corrente, ma si è ricavata prima quella di una corrente e poi quella di una carica, perché come vi ho già detto, la corrente è molto più semplice da calcolare. Ve l'ho già detto. Ok.
Ora, detto questo, facciamo questo discorso qui. Quindi abbiamo detto che il campo magnetico è in grado di influenzare le correnti. Ora, nell'elettricità, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che il campo elettrico va ad influenzare le cariche elettriche perché genera una forza elettrostatica. Ora, in realtà, cosa abbiamo visto poi? Che non solo il campo elettrico influenza le cariche, ma le cariche sono le sorgenti del campo elettrico, cioè le cariche vengono influenzate dal campo elettrico, ma in realtà sono loro che generano il campo elettrico. In realtà, il campo elettrico è generato in generale da una distribuzione di carica. In ogni caso, c'è la doppia faccia, diciamo, nel senso che la carica viene influenzata dal campo elettrico, ma il campo elettrico viene creato dalla carica. Allo stesso modo, possiamo fare lo stesso discorso per il campo magnetico. Fino adesso cosa abbiamo visto? Che il campo magnetico influenza le correnti. Quindi non è strano pensare, per analogia, che le correnti sono influenzate dal campo magnetico, ma sono le correnti stesse a creare il campo magnetico. Quindi cosa andiamo a vedere adesso? Andiamo a vedere quant'è il campo magnetico creato da una corrente. Quindi consideriamo un filo percorso da corrente, un filo qualsiasi. Percorso da corrente, quindi la corrente per esempio è così. E vogliamo calcolare il campo magnetico generato da questa corrente elettrica in un punto a caso. Per esempio, in un punto qui, un punto P. Una volta scelto il punto P, cosa andiamo a fare? Isoliamo un pezzetto di filo, come al solito, ecco che ricompare il nostro Dell. Isoliamo un pezzetto di filo. Questo pezzetto di filo lo chiamiamo Dell. Come vi ho già detto, questo Dell, vettore, ha un modulo pari alla lunghezza del pezzetto infinitesimo. E ha direzione del filo verso della corrente, l'abbiamo già detto. Una volta preso il pezzetto infinitesimo, andiamo a prendere il vettore posizione. Vettore posizione di cosa? Un vettore R che va dal pezzetto infinitesimo del filo al punto in cui vogliamo calcolare il campo magnetico. Quindi è un vettore fatto in questo modo. Quindi questo è il nostro vettore R. Quindi vi ripeto, il vettore R, prendiamo questo vettore R che cosa fa? Unisce il pezzetto infinitesimo del filo al punto in cui vogliamo calcolare il campo magnetico. Quindi il problema di adesso è calcolare il campo magnetico in un punto P generato da un filo, percorso da corrente. Quindi sono le correnti a generare il campo magnetico. Ora, una volta preso il vettore R, andiamo a prenderne il versore. Questo è il versore con R. Cosa ce ne facciamo di queste cose qui? Di queste cose qui possiamo scrivere possiamo, diciamo, scrivere il campo magnetico infinitesimo generato dal pezzetto di filo infinitesimo. Cioè il pezzetto di filo infinitesimo è attraversato dalla corrente I. E quindi, essendo un pezzetto infinitesimo, genera nel punto P un campo magnetico infinitesimo. Come al solito, per ottenere il campo magnetico totale di tutto il filo, basta fare l'integrale. Quindi cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere che dB a che cosa è uguale? Cioè il campo magnetico infinitesimo. Ora, la formula che andrò a scrivere adesso non si dimostra. Non si dimostra in nessun modo. È così e basta. E vi assicuro che questa formula è abbastanza complessa. Però ha una particolarità questa formula. La particolarità è che, prima cosa di tutto, vi permette teoricamente di calcolare qualsiasi campo magnetico generato da una distribuzione, da un qualsiasi cosa attraversata dalla corrente. Però, c'è un però, in questa formula, come andremo a vedere, compare un integrale. Quindi, come dovreste sapere, non tutti gli integrali sono facili da risolvere. Quindi, in realtà, come vedremo dagli esempi, questa formula si usa per risolvere delle configurazioni molto particolari. Configurazioni particolari significa che l'integrale in realtà ci viene facile. Perché, vi ripeto, potete calcolare qualsiasi campo magnetico, però praticamente non potete farlo perché vi verrà un integrale impossibile da risolvere, sostanzialmente.
Quindi in realtà questa formula ha dei limiti, legati al fatto che ad un certo punto dobbiamo fare l'integrale. Cioè magari arriviamo all'espressione dell'integrale, però non conosciamo un modo per risolvere matematicamente l'integrale stesso. La formula non si dimostra, ve la dovete ricordare a memoria, in realtà la useremo tante volte, quindi la ricorderete. È uguale a mu con 0 diviso 4 pi greco per I, che è la corrente che attraversa il filo, poi del, che è il pezzetto infinitesimo, prodotto vettoriale con E con R diviso R al quadrato. Questa formula qui si chiama prima legge di Laplace. È solo nelle due leggi che dovete ricordare assolutamente, perché altrimenti non andate avanti. Quindi la prima legge di Laplace ci dà un modo per calcolare il campo infinitesimo generato da un pezzetto infinitesimo attraversato da corrente. Come ce lo fa? Come ce lo fa calcolare? Tramite questa formula qui, che vedete sopra. Ora, iniziamo ad analizzare questa formula. Intanto mu con 0, non vi ho detto cos'è. Mu con 0 si chiama permeabilità magnetica del vuoto ed ha un valore che è 4 pi greco per 10, questo dovete ricordarlo, alla meno 7 Henry su metro, H su M. H sta a indicare l'Henry. Ok. Un Henry, se ve lo ricavate da qui, un Henry è uguale a un Tesla per metro quadro diviso ampere. Ora, attenzione, come vi avevo già accennato, mu con 0, a differenza di epsilon con 0, ha un valore preciso. Perché? Cioè, avevamo detto che epsilon con 0 aveva un valore approssimato. Perché in realtà, storicamente, quello che si è scoperto per primo è stato il magnetismo. Quindi, in realtà, è stato fatto il percorso inverso rispetto a quello che ho fatto io, sostanzialmente. Quindi l'epsilon con 0 in realtà viene calcolato tramite mu con 0. Quindi mu con 0 ha un valore preciso, mentre epsilon con 0 ha un valore approssimato. Ok. Nel prossimo video vediamo come utilizzare questa formula qui.